Nei giorni scorsi il nord-est dell'Italia è stato interessato da forti piogge, nubifragi e grandinate che hanno causato allagamenti e danni a infrastrutture, imprese industriali e agricole. Quanto accaduto pone in luce la fragilità del territorio italiano e i problemi di dissesto idrogeologico che lo interessano, di cui parleremo nell'approfondimento di oggi. Con noi il professor Nicola Surian, vice direttore del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova. Buongiorno professore e benvenuto. Buongiorno, grazie. Professore, fenomeni come quelli occorsi nei giorni scorsi, eventi estremi quindi, sembrano essere sempre più frequenti, con l'impatto più o meno grave che poi hanno sul territorio. Spesso si punta il dito sui cambiamenti climatici in atto, ma quanto incidono questi effettivamente sul dissesto idrogeologico? Sicuramente i cambiamenti climatici in atto stanno rendendo più frequenti questo tipo di fenomeni, quindi direi che sicuramente bisogna tenerne conto, quindi già da alcuni anni questi fenomeni, stiamo parlando quindi di frane, di eventi alluvionali, sono in qualche modo più intensi o più frequenti, ma sicuramente non possiamo attribuire tutto al cambiamento climatico, quindi sono fenomeni assolutamente, diciamo, comuni per il nostro territorio, per un territorio come quello italiano, però dobbiamo indubbiamente tenere presente che il cambiamento climatico non può fare altro che accentuare l'intensità e in parte anche la frequenza di questi fenomeni. Mi riaggancio però a un ultimo termine che ha usato nella sua domanda, il termine dissesto idrogeologico, che non amo particolarmente, nel senso che sottintende, se vogliamo, un aspetto o dà un'accezione un po' negativa a questo tipo di fenomeni. Quindi io penso che sia più importante parlare di fenomeni franosi, di fenomeni alluvionali e poi del rischio prodotto, quindi del rischio idrogeologico, quindi mettendo assieme questi fenomeni, e quindi perché questo tipo di terminologia ci fa capire che sono processi naturali e che nel momento in cui c'è un'interazione con l'uomo, quindi con i centri abitati, infrastrutture, questi possono determinare il rischio. Il termine dissesto, secondo me, ci porta a vedere questi fenomeni in modo dargli una visione, se vogliamo, solo negativa, quindi dimenticandoci che questi fanno parte di quella che è l'evoluzione e la trasformazione naturale di un territorio, soprattutto in un territorio come quello italiano. Spesso si punta il dito anche su urbanizzazione e consumo di suolo. Che peso hanno questi due aspetti, professore? In alcuni casi sicuramente l'urbanizzazione è andata ad incrementare quello che è il rischio idrogeologico sul territorio italiano. Ne abbiamo degli esempi abbastanza, diciamo, eclatanti. Ad esempio in Liguria vediamo che è un territorio che frequentemente ritorna, no, alle cronache, dove ci sono quindi eventi alluvionali. Quindi questo per riportarle un esempio di una situazione dove l'urbanizzazione è entrata, diciamo, in conflitto molto critico e difficilmente anche risolvibile in alcuni casi con quelli che sono determinati fenomeni naturali. Perché non dimentichiamoci che quello di cui stiamo parlando sono fenomeni, quindi alluvioni o frane, che caratterizzano un territorio come quello italiano, come tanti altri territori, voglio dire, che hanno una conformazione montuosa o collinare, quindi sono dei fenomeni assolutamente che rientrano nella naturale, diciamo, evoluzione di un ambiente di questo tipo, e quindi, come dicevo, l'urbanizzazione, quando, diciamo, non riesce a coesistere o a essere armonizzata con questi fenomeni, è chiaro che ci sono delle criticità importanti. E quanto incidono invece le caratteristiche geologiche, morfologiche e idrografiche del nostro territorio sul rischio idrogeologico? Da questo punto di vista il nostro territorio è diciamo, molto predisposto a questo tipo di fenomeni, di processi. Quindi mi riaggancio un po' alle ultime cose che dicevo nella risposta precedente. È un territorio che per la sua, diciamo, conformazione geologica, morfologica, ma anche per le caratteristiche anche di precipitazioni, quindi anche da un punto di vista, diciamo, idraulico, idrologico, è assolutamente, diciamo,
molto predisposto a questo tipo di fenomeni. Quindi le frane, per già focalizzarci su uno di questi due aspetti, quindi che riguardano il rischio idrogeologico, quindi frane e alluvioni, giusto per le due grandi, diciamo, tematiche, e ad esempio sono assolutamente un fenomeno estremamente diffuso in Italia, molto di più che in altri paesi europei, molto di più negli Appennini rispetto all'arco alpino, e quindi in qualche modo è un processo, un tipo di fenomeno di cui dobbiamo in qualche modo solo averne innanzitutto consapevolezza che sono molto diffusi, sono molto frequenti, e questo è un dato di fatto, quindi non possiamo poi attribuire tutto il rischio semplicemente al fatto, il rischio nasce dal fatto che c'è un'interazione talvolta troppo problematica tra l'urbanizzazione, le infrastrutture con questo tipo di fenomeni, ma questi tipi di fenomeni non possiamo rimuoverli dal nostro territorio. Esistono, professore, degli strumenti per prevenire, che potrebbero quindi contribuire a ridurre il rischio idrogeologico nel nostro territorio? Sono frequenti fenomeni come quelli che abbiamo visto nei giorni scorsi, e spesso sembra addirittura che ci si trovi quasi impreparati di fronte a tali fenomeni. Esistono dunque appunto degli strumenti che possono aiutarci ad affrontare questo tipo di eventi? Ma direi che ce ne sono molti, e nel tempo direi che sono anche progressivamente anche diventati anche più efficaci. Insomma, quindi da una parte c'è, a una scala un po' più grande e spaziale, quella che è la pianificazione da parte soprattutto dei distretti idrografici, che quindi mettono a punto dei piani di gestione del rischio idrogeologico. Sono dei piani che vengono aggiornati ogni 6 anni, per esempio in questo momento stanno mettendo a punto quelli che saranno i piani per i prossimi 6 anni, 2021-2027, quindi siamo proprio in una fase di aggiornamento di questi piani di gestione del rischio, e questo è sicuramente un primo tassello molto importante. Poi altri strumenti sono, sicuramente da una parte tutte le conoscenze che derivano dalla ricerca scientifica, che chiaramente continua ad alimentare, diciamo, quella che è la comprensione dei processi, di questi fenomeni, di questi processi, e anche naturalmente come cercare di mitigarli, quindi quali interventi fare, quali monitoraggi poter applicare. E quindi, infatti, oltre alla pianificazione, gli altri possibili interventi sono una gamma, diciamo, di tipologie di soluzioni. Da una parte possono essere interventi definiti strutturali, quindi opere che possono mitigare il rischio, ma anche monitoraggi che possono controllare, quindi darci informazioni in tempo reale dell'evoluzione di determinati fenomeni, soprattutto per quelli di maggiore, diciamo, impatto e criticità, ma anche aggiungerei sicuramente negli ultimi anni è nata anche una consapevolezza, una conoscenza migliore di come poter gestire in generale questi fenomeni anche a livello di bacino idrografico. Quindi ci sono, secondo me, tante diciamo, strumenti, e alcuni devono essere ancora forse implementati o comunque possono essere ancora ottimizzati, diciamo, però e anche, ecco, non dimenticavo un altro aspetto, anche l'aspetto, diciamo, di previsione dei fenomeni è sicuramente anche da questo punto di vista migliorato nell'arco degli ultimi anni. Lei, professore, parlava appunto di strumenti previsti dai piani di gestione del rischio. Per entrare un po' più nel merito, di che strumenti si tratta, concretamente che cosa viene utilizzato? Un elemento di base è proprio la mappatura del rischio, quindi ad esempio per quanto riguarda le alluvioni vengono mappate le aree che potenzialmente possono essere inondate con diverse frequenze, tempi di ritorno, cioè quindi con probabilità diverse, ad esempio con 30, con piene che possono avere una frequenza, una ricorrenza di 30, 100 o 300 anni, quindi chiaramente anche alcune piene magari molto improbabili, ma che statisticamente chiaramente possono verificarsi, e quindi si cerca di avere una visione del territorio di quali sono le aree che possono essere impattate e possono quindi essere interessate dall'esondazione dei corsi d'acqua. E poi naturalmente all'interno di questi piani ci sono anche quali interventi fare per mitigare il rischio, quindi non è solo una mappatura del rischio, ma anche quali interventi e quali azioni quindi mettere in campo per mitigare appunto il rischio idrogeologico. E queste azioni, per esempio, quali possono essere? Sono molto diverse, dipende se parliamo di corsi d'acqua di grandi dimensioni,
Possono essere interventi strutturali anche piuttosto importanti, ad esempio l'abbiamo visto negli ultimi anni, dopo le piene del 2010, che hanno interessato molti corsi d'acqua, per esempio del Veneto, è stata realizzata per esempio a nord di Vicenza una cassa di laminazione che quindi ridurrà quelle che sono appunto le piene del Bacchiglione. Quindi queste sono per esempio delle opere importanti che possono essere realizzate appunto su corsi d'acqua di grandi dimensioni. Per i corsi d'acqua montani, quindi corsi d'acqua di più piccole dimensioni, ci sono diversi, diciamo, interventi che si possono fare. Da una parte, diciamo, anche qui opere strutturali dove ci possono essere la necessità di ridurre, per esempio, quella che può essere l'apporto di sedimenti, in alcuni casi che localmente può creare delle criticità. Dall'altra, però, bisogna trovare e cercare comunque anche di andare verso delle soluzioni che non siano solo interventi strutturali. Quindi anche interventi non strutturali vuol dire sostanzialmente ripensare, ripianificare anche il territorio. Le faccio un esempio, un tipico intervento non strutturale è per esempio cercare di dare maggiore spazio al corso d'acqua, dove questo è ancora possibile, e quindi ricreare dove è possibile delle aree dove il corso d'acqua possa esondare. In altre parole, qui ritorniamo al concetto che i corsi d'acqua esondano e esonderanno sempre, non sono fatti per rimanere nella loro natura, il processo non è quello che l'acqua rimane dentro all'alveo, periodicamente con una certa frequenza esce dall'alveo stesso, e quindi qui sta, diciamo, alla nostra capacità di gestire questo processo di esondazione. In pianura naturalmente la maggiore il tipico intervento è quello di arginare i corsi d'acqua, chiaramente su territori fortemente antropizzati per diversi usi, non solo i centri abitati, ma poi tutti gli altri usi di un'area di pianura, però teniamo presente che in territori meno antropizzati c'è ancora la possibilità di lasciare più spazio e quindi in qualche modo di ridurre il rischio allontanando quelle che sono le opere antropiche dal corso d'acqua. Una maggior cura del territorio anche da parte del cittadino potrebbe limitare il rischio idrogeologico? In sostanza, ognuno di noi può dare il proprio contributo nel suo piccolo? Non sono molto convinto che possa essere l'intervento del singolo cittadino. Penso di più al quello che abbiamo detto finora, quindi innanzitutto partirei da tutta una serie di strumenti che già esistono, a partire, come dicevo, dal mondo della ricerca che ha fatto grandi passi avanti al trasferimento a quello che sono la pianificazione e la messa in atto di determinate tipologie di interventi o di monitoraggi. C'è una cosa che però invece può essere molto importante per il singolo, quindi per il singolo cittadino, quindi non per tutti noi, ed è secondo me una migliore conoscenza del rischio e quindi in qualche modo quella che può essere il termine, una migliore educazione riguardo alla tematica. Quindi sono abbastanza convinto che la maggior parte delle persone non siano a conoscenza di queste tematiche per due aspetti. Uno, del fatto che questi processi in qualche modo esistono, sono dei processi naturali e quindi non possiamo eliminarli dal nostro ambiente, dal nostro territorio. Dall'altro, quindi sapere in qualche modo che ci saranno sempre questi fenomeni, che il rischio può essere ridotto se verranno messi in atto una serie di interventi, ma non può essere annullato in molti casi. Quindi anche saper convivere o comunque sapere che nell'area, faccio un esempio molto semplice, quindi se ogni cittadino sapesse quali sono i rischi nel suo territorio, un cittadino di Padova, ad esempio, il rischio principale dal punto di vista naturale è proprio quello legato ai corsi d'acqua, non ha altri tipi di rischi come può essere il rischio da frano. In montagna naturalmente i rischi possono essere multipli, però voglio dire, conoscere bene quali sono i rischi presenti nel proprio territorio, quanto alcune zone siano più critiche rispetto ad altre, e quindi un'educazione in questo senso, io penso che c'è moltissimo da fare in questo senso. E questo può essere di grande aiuto nella gestione complessiva del rischio, quindi che la popolazione sappia dove vive e con cosa, prima o poi, voglio dire, l'alluvione può non esserci
anche a Padova, voglio dire, sono tantissimi anni che non c'è stata un'alluvione, anche se nel 2010 siamo andati molto vicini con l'Epina del Bacchiglione. Però è chiaro che una città come Padova, ma la stessa cosa vale per Vicenza, abbiamo visto Verona in questi giorni, in tempi lunghi chiaramente un fenomeno importante di piena potrebbe verificarsi e in altri contesti magari anche con una frequenza maggiore. Quindi secondo me è importante il concetto maggiore educazione e conoscenza del problema, che è sostanzialmente probabilmente non sottovalutato, non c'è una cultura probabilmente sufficiente su queste tematiche. Ci sono anche dei messaggi, io penso, a volte non del tutto corretti, se vogliamo, in questo senso.